Allora Edoardo, una bella partita da parte della tua squadra, anche il Novera è morso, è arrivato questo gol nel finale, come l'hai visto la partita? Sei soddisfatto della prestazione? No, non sono soddisfatto, anche perché abbiamo commesso una serie di ingenuità troppe e troppo grosse a partire dal primo tempo fino alla fine della partita. Quindi venire a massa, far tre gol e perdere credo che sia una cosa quasi impossibile, no? Perché uno dice, cazzo, ho fatto tre gol a massa, e ho perso. Quindi non sono contento. Alcune scusanti ci sono, però bisogna crescere molto. Fuori di dubbio che per te venire in questo stadio ha rappresentato una motivazione in più. Raccontaci cosa hai provato quando sei uscito dal sottopasso. No, fa sempre piacere venire a Massa. Ho passato qua 2 anni bellissimi, 2 anni dove abbiamo sempre vinto, quindi sono stati anni indimenticabili sia per noi giocatori di quella squadra che credo che per tutti i tifosi della Massese. È stato emozionante, però poi dopo inizia la partita e ho pensato alla mia squadra e niente, è stato delle belle sensazioni sicuramente. Mi sembra, almeno visto da lontano, il più vicino a te sicuramente ci potrai dare un'indicazione più precisa, che sull'azione del gol, del primo gol vostro, ci fosse un fallo di mano abbastanza evidente, soprattutto dalla parte dell'assistente, che doveva, secondo me, vederlo bene. Oppure, se secondo te non c'era. No, no, non ti so aiutare perché non l'ho visto. Può anche essere stato, io non l'ho visto, quindi no, non mi sbilancio. Visto che sono state alcune proteste, ho visto che l'arbitro non l'ha fischiato, però non posso dire se era mano o no, non era mano, non l'ho visto. Si è rammaricato per come sono stati presi i gol, mi sembra che un paio di volte vi siete fatti sbagliare sul primo gol, appunto, viene preso a massa Sicuramente in non si maniera un può po'. venire a massa e prendere i primi 2 gol in contropiede. È da squadra immatura, da squadra che sta male in campo in quel momento, da squadra che non parla. Non si può rimanere uno contro uno con i difensori. Poi ci sono nella Massese giocatori di qualità che ti puniscono. È un rammarico grosso da parte mia perché ci tengo molto alla fase difensiva e oggi abbiamo fatto veramente male sotto questo punto di vista. Non avresti mai pensato che in una gara con la Massese, la prima gara di questo campionato, una sorta di battesimo per voi in eccellenza, ci sarebbero stati 7 gol, 3 espulsioni ed un numero, altissimo di ammonizioni? No, me lo sarei aspettato senz'altro, anche perché prendere 4 gol non fa mai piacere. Non mi aspettavo nemmeno di farne 3 a massa. È per quello che ti dico che sono molto rammaricato, perché non puoi venire a massa, fare 3 gol e perdere, e perdere 2 uomini. Anche se devo dire che secondo me, l'espulsione di Petracci, l'arbitro è stato molto frettoloso. Non dare rigore, ma non ammonire Petracci, non è stata una simulazione. E sicuramente ci ha condizionato questa espulsione qui. Avevamo appena pareggiato, eravamo in parità numerica e poteva diventare tutta, anzi, doveva diventare tutta un'altra partita. Invece, in questo caso, do meno responsabilità ai miei giocatori e un pochino di più all'arbitro. E invece dal punto di vista, posso dire, degli avversari, cioè, guardando gli avversari, ti aspettavi questa squadra, l'hai visti in palla, l'hai visti, come l'hai visti? Ma la Massese è una squadra che oggi aveva qualche defezione importante, hanno perso anche Scappini subito e dovevamo approfittarne perché sicuramente avevano dei problemi. Quindi era una squadra, sicuramente non era l'11 titolare, una squadra che lotta, che battaglia su tutti i palloni come nella mentalità del loro allenatore e hanno davanti giocatori di grossa qualità. Ti aspettavi, cioè, a livello di arbitraggio, abbiamo visto tantissime ammonite, 3 espulsioni, forse è un po' eccessivo per quello che mi è sembrato in campo, una partita così cattiva, spigolosa tale da. No, ma le partite di calcio ci deve essere il contatto fisico, ci deve essere il contrasto, ci deve essere intelligenza da parte di chi subisce il fallo di non cadere nelle provocazioni o reazioni o in proteste che non servono a niente. Siamo a giocare a calcio, è giusto darle e prenderle, però
ci vuole intelligenza, intelligenza calcistica. Hai detto che sulla seconda espulsione non è tanto la colpa al giocatore, sulla prima invece Benassi magari... Sulla prima Benassi è stato molto ingenuo, se ci ha ammonito, anche se sei andato lì, poi anche non avergli fatto niente, non lo so, non ho visto perché punizione mi sono girato. Non ci andare, non mettere l'arbitro nella condizione di poterti riammonire. Sono ingenuità che può compiere un ragazzo di 18 anni, 19, non Benassi che ce n'ha 28. Grazie. Prego.